Hola Flamingo, ciao Fenicotteri e bentornati in questa nuova dimora. Oggi siamo qui perché passeremo ben 24 ore in una casa gialla, verde. No, scherzavo, hanno ragione. Quindi ragazzi, ora vi farò un po' il tour e ricordatevi, passeremo 24 ore. Che inizi la sfida! In realtà dovremo aspettare un ospite, arancione anche lei. E quindi aspettiamo, però, nel mentre che aspettiamo vi faccio il tour. Guardate un po' com'è fuori, all'esterno, la mia dimora è fantastica. Una villa, devo dire, di lusso, che costa un sacco ed è bellissima. Io ovviamente me la posso permettere, ragazze. No, sto scherzando, non prendetemi sul serio. Entriamo! Qui c'è la maniglia fatta apposta, che non si rompe, capito? Non si rompe. Entriamo. Benvenuti dentro, all'interno della mia dimora. È un po' bassa, ragazzi, perché va di moda ora fare le case basse dove non ti riesci neanche ad alzare bene. Queste poltrone sono un po' piccole e devo dire che sto rompendo. Devo dire che sono molto comode e non c'entro neanche bene. Qui ci sono l'aria, dolciumi, mangiare, hamburger, che non vedo l'ora di assaggiare, e altri patatine, tutto quanto, bevande. Poi qua c'è l'aria, bicchiere, dessert, piatti, tutto quanto. Qua c'è la finestra e poi qua c'è la sedia per la nostra ospite che avete già visto nella prima pagina. Sì. Poi qui abbiamo la terza ospite, la terza incomodo, lei, che non vi può salutare perché ha la benda, fortunatamente. E quindi, cara Samantha, non c'entri, quindi la porta è libera per te di uscire. Hai la benda, quindi non puoi uscire da sola, però bye bye, ti faccio fare un viaggio dentro di me, anzi fuori di me, sì. Saluta tutti, bye bye. E poi qua c'è quest'asta luminosa arancione e gialla. Posso? Ti aspettavo da tanto tempo, ciao! Ciao! Ciao Fenicotteri! E entra pure. Non so se... Ora rompe tutto. Ah, non c'entriamo! Figuriamoci con Samantha. Oh, Santa Maria. La bambola? Sì. I capelli ti si vede, ok, perfetto. I suoi bellissimi capelli. Che shampoo usi? Lo so. Ok, o comprate lo shampoo, non lo so. In okay. Edicola. Ok, si sta già abituando, ha detto che questa sedia è scomodissima. Comodissima. Sì. Hai voglia di mangiare? E ora si mangia! Ho fame. Okay. Qui abbiamo un hamburger fighissimo. 3, 2, 1. 3, 2. 3, 2, 1. Già, manchi tu. Aspetta, tieni questo. Te l'ho preparato per te. No, no, ferma, non mangiare. Facciamo, brindiamo. Bisogna sapere a cosa brindare. Brindiamo alla pubblicità di Charlotte quando fa affari la spesa. Ragazzi, ho trovato questo qui che è arancione ed adatto per la mia casetta. Quindi è perfetto. Trovate le chips arancioni perfette per la casa. Raga, guardate quanti dolci ci sono qui. Bene, cosa c'è di arancione? Questi sono panini, non vedo l'ora di assaggiarli. Andiamo. Ragazzi, sono triste perché ho trovato il cioccolato grande, però non è arancione e quindi niente cibo cioccolatoso. Però abbiamo bisogno di qualcosa di trasparente per fare il vetro della casa, perché manca solo quello. Pellicola trasparente, questa. Alright, alright. Ok, ciao. Allora ragazzi, noi abbiamo messo le patatine in questo bicchierino super cute e c'è questa forchetta al centro e non abbiamo capito a cosa serve. Scrivetelo sotto nei commenti e magari lo capiamo anche noi. Grazie. Abbiamo finito di mangiare.
Abbiamo appena finito di mangiare e quindi ora faremo la slime challenge. E appunto dobbiamo trovare gli ingredienti all'interno di un gel che ora vi farò vedere. Quindi 3, 2, 1, gel! Oddio! Io voglio metterci le mani. Oddio! Oddio! Ma scusami, è già pronto lo slime? Oh mio Dio! Quindi iniziate a trovare il tuo primo ingrediente. Buona fortuna! Se trova lei l'attivatore è un problema grosso. L'ho trovato. Grazie, stamme, quindi ok. L'ho trovato un certo giallo arancionolo. Cioè in realtà sarebbe oro. E io ho l'oro. Tu hai l'attivatore, ma non mi interessa nulla. Io lo slime lo faccio, te lo rubo. Ok, state. Ma ho sentito. Se trova la colla, non sai che. Davvero non sai che li faccio. Rosso! Fai schifo! Io ho preso la colla glitter rossa, bellissima. Perfetto, stammi. Brillantini! Brillantini. Un altro a testa. Che cos'è? La sabbia! Ha trovato delle. Sabbia. La sabbia! Da mettere nello slime, ok. Ok. Mi manca solo questo qui. Verde con oro. Ma proviamo. Ok, le ciotole dovrebbero essere lì dietro. Ora guardo. E tu scusami gel, davvero, ma ti dobbiamo sostituire con il mio fantastico slime. Ricevi queste? Sì. Questa è giallo arancione. Come si fa a dire che non è fesso? La mia arancione. Ok, io ho questi ingredienti. Mentre e poi questo. Io ho questo, poi ho l'attivatore e poi ho questa sabbia. Oh. Ma come si apre? Ah, è già aperto. Agile, uguale. Basta. Ragazzi, abbiamo aggiunto la colla. È diventato schifoso. Vabbè, ma un conto se si addensava, va bene, ok. Ma non si addensa. Scrivete sotto nei commenti anche le ricette per degli slime, perché siamo un po'. Cioè, non ci vengono. Non è vero. Sembrava. È diventato brutto. Sembrava. Il mio era un colore bellissimo. Era oro e verde, Ila. Oro e verde era. Ma cosa fai? Schifoso, si deve addensare perché sennò mi arrabbio. Addensati. Raga, mi sto deprimendo. Scrivete giù nei commenti. Scrivete giù nei commenti delle ricette per fare degli slime decenti. Ragazzi, scrivete delle ricette che possano aiutarci a salvare il nostro slime. Sto morendo, ragazzi. Vabbè, almeno okay. Abbiamo questo. Non devi piangere, Charlotte. Non già, piangere. Guarda, questo che è bellissimo. Ragazzi, ora piano piano sta facendo notte, sera, tra virgolette. Perché ci abbiamo messo un sacco per fare lo slime e non ci è venuto. Sì, tempo sprecato. Ok, seguite i consigli di Charlotte. Fare tuo slime schifoso. Ta-dan! Ok, ragazzi, quindi ora prepareremo tutta la casetta per la notte. Sì, appunto, con tutte coperte, tutto quanto per dormire. Ti stai male? Ho sentito qualcosa, ho sentito così, ti giuro. Samantha, non fare casino. Ma cosa? Io non ho sentito, vabbè. Io sì. Ok. Oddio. Quindi raga, allora raga, ora prepareremo appunto tutta per la notte e dormiremo, quindi a dopo. Ciao. Senti, si deve spegnere. Ma te hai paura di Samantha? Un po', perché cioè non... Non lo so, non la conosco. Non la conosco? No, ci devo fare amicizia. Ci devo fare amicizia, sì. Ok. Notte! Ok, ragazzi. Siamo pronte. Io ho questa roba. Guarda, vi faccio un po' il tour. Allora, non c'è più il cibo, non c'è più nulla. Ma bene sì, qui ho il mio cuscinetto rosa, la mia pelliccia. E rosa, tutto rosa. Tenda. Mentre pastello. Lei questa coperta celeste, grigio. Poi c'è questa qui rosa e poi c'è questo qui. Questo pelliccia qua. Sì, esatto. Ed è super
Sì, è super cute, appunto. Poi abbiamo coperto un po', diciamo, tutte le finestre. Appunto è un po' tutto buio. Vedete, fuori è praticamente quasi notte. E ora, ragazzi, io sto morendo di freddo. Cioè, sì, di freddo. Di caldo freddo, sì, di tiepidione. Si sta bene, perché poi con queste copertine alle pellicce. Ok. Cute! Rumori, ok, raga, va bene. Allora, poi abbiamo preso anche dei libri. Io questo qui, questo qui, e lei un altro. Io questo. E bene, sì, ora proveremo a leggere. Gli alberi scorrono veloci fuori dal fisico. Buongiorno, vicini. Devo leggere una serata importante come quella. Non lo vedo. Ok, oddio. Di cui stai paura? Che cos'è? Aspetta, chiudiamo qui perché fa un po'. No, io ho paura di sputare una mano. Raga, come va a scuola? Scriveteci giù nei commenti tipo delle storie di voi. Oppure delle cose imbarazzanti per voi a scuola, cosa è successo? Sì, tipo io stavo scendendo le scale, farò brrr, caduta giù, brrr, così. E sono caduta giù e c'era dietro di me Crash. Tipo, raccontateci di cose molto imbarazzanti. Sì, e poi tipo delle oppure con la vostra classe, delle maestre o professoresse che vi cosavano. Diciamo che tipo vi prendevano in giro. Di mira. Di mira, sì, appunto. A me mi è successo one volta. A te? No. Cioè, però no. Ok, ragazzi, quindi ora proveremo a leggere il libro. Proviamo un pochino a concentrarci. Mamma. Mamma. Raga, screen, pubblicatelo su Instagram e taggate me e vi metterò un like. Ok, raga. 3, 2, 1. Oh,